Davide, intanto come stai? Visto che sei uscito con le stampelle dallo stadio, l'altro giorno c'erano preoccupati, le tue condizioni quali sono? No, sto abbastanza bene. Era più che altro a scopo precauzionale, insomma. Sto abbastanza bene, dai. Mi sono migliorato direi parecchio, quindi valutiamo un po' di giorno in giorno, ma sono direi ottimista. Modena ha vinto sabato una battaglia contro l'Avellino, una formazione tosta che proprio contro di voi cercava l'ultima chance per entrare probabilmente nei playoff. Siete riusciti a battere, avete sofferto, non il più brillante Modena della stagione, ma uno Modena concreto. Sì, come riusciamo a essere ultimamente. Quindi direi che forse è stata un po' più bella, un po' più partita rispetto a quella di martedì, credo a Brescia forse avevamo fatto a livello di gioco non benissimo. Credo che sabato insomma sia stata un po' più bella, un po' più giocata, ecco. Quindi sicuramente è stata una partita difficile con uno scontro diretto comunque, come lo sarà anche se non altro, se non per classifica, più che altro credo per qualità di squadra quello di sabato e l'ultima partita di domenica. Purtroppo non possiamo adagiarci come fortunatamente non lo può fare nessuno davanti, ecco, questo sicuramente ci deve spingere a continuare a andare forte e poi intanto fare il risultato domenica e poi vedere come saremo e come sarà l'ultima partita, ecco, al di là di che sarà un derby, ma dopo entreranno credo in gioco altri discorsi. Sulla base della tua esperienza, il Modena come hai messo nella volata per andare sui playoff? Noi diciamo credo che arriviamo di slancio e chi arriva di slancio come può essere il Bari credo in questo momento può essere una mina vagante perché noi arriviamo come dicevo con l'entusiasmo, con lo slancio, con magari anche un po' il fatto di trovarci in situazione un po' inaspettata all'inizio e quindi vivere di emozioni che ti spingono insomma a dare anche magari qualcosina di più. Mentre magari squadre che, tra virgolette, sono sempre state obbligate a vincere, sono sempre state lì, alla lunga magari può essere logorante. Credo che adesso sia importante, come ha detto anche il mister, sia ormai l'aspetto fisico credo che conta fino a un certo punto. Perché tutte le squadre sono stanche, tutte caldo ci comincia a essere per tutti, e quindi credo che l'aspetto psicologico e poi motivazionale faccia la differenza. Davide, il quarto posto potrebbe significare un insidia in meno, il famoso preliminare da saltare, e arrivare a giocarsi il fatto che se poi in casa pareggi non è costretto vincere per poter arrivare in finale. Sì, quello dicevo io, sicuramente risparmi una partita e la seconda la giochi in casa. Quindi statisticamente chi è arrivato terzo generalmente è sempre andato su, credo, a parte Lo forse la scorso anno in Sampdoria, Sassuolo, 2 anni no? fa, sì. Ok. Quindi più in alto arrivi meglio è. E quindi, come ti dicevo, questi discorsi poi magari possono andare a zero se domenica non fai risultato, ecco, perché sì, è vero, c'è un disconto diretti, ma se noi riusciamo a far bottino pieno facciamo un bel balzo in avanti ancora, quindi intanto pensiamo alla partita domenica, ecco, poi vedremo settimana prossima. Si è parlato tanto del fatto che il Modena giochi prima delle altre, ecco, per te è uno svantaggio, come lo vedi? No, non è uno svantaggio, semplicemente non lo trovo normale, visto che di solito le ultime partite giocano tutte in contemporanea. Più che altro diventa un po' più difficile eventualmente giocare dopo, ma noi giochiamo prima a questo punto, quindi non è che dobbiamo guardare gli altri, neanche se giocassimo dopo non dovremmo farlo comunque, ma comunque credo che tra le due sia meglio se proprio giocare prima che dopo, ecco. Però